Noi siamo molto contenti di questo gemellaggio perché parliamo dei linguaggi artistici, anche se diversi, il Festival del Cinema ovviamente, quello del cinema, noi quello della musica. Io vi invito a partecipare. Ogni evento sold out, nonostante il caldo asfissiante di questi giorni, in Villa Comunale a Trani si è svolta la quarta edizione del Festival del Cinema e del Mare, incentrato sulla tematica Il cinema al servizio della difesa dell'ambiente, in sintonia con i contenuti dell'Agenda 2030. Tra i numerosi partner dell'evento, presente anche la nostra testata giornalistica Bat Magazine, organizzatrice della manifestazione Luisa Colonna, dell'associazione Insai PR Trani. È un festival che sta crescendo ed è sempre più vicino ai temi, quelli veri, quelli legati comunque alla solidarietà in modo particolare, alla radici e sostenibilità di impresa. Il festival e il cinema è un linguaggio che accomuna tutti quanti noi ed è capace di raccontare l'identità di una persona quanto l'identità di un popolo, di una storia, e ci arricchisce di emozioni. Diversi gli eventi che si sono succeduti e che hanno parlato di sostenibilità ambientale, proiezione di film e cortometraggi sull'ambiente, la presentazione dei lavori svolti dalle scuole, un talk show sul turismo, il cinema e l'ambiente e una sfilata di moda a cura dell'associazione I Colori dell'Anima. Il tema dell'ambiente è un tema importantissimo anche perché noi abbiamo il dovere di tramandare la cultura dell'ambiente, della sostenibilità ambientale alle future generazioni. Ecco perché il percorso all'interno delle scuole, proprio per veicolare questi messaggi alle future generazioni che sono il futuro, il nostro futuro e il futuro di questo pianeta. E tra l'altro questo è un festival importante perché dà l'occasione di parlare di temi importanti, quali ad esempio la sostenibilità, il cambiamento climatico, il rispetto dell'ambiente, ma con un linguaggio differente, con il linguaggio del cinema. Perché è importante? Perché portare questi temi con un linguaggio diverso, che è accessibile a tutti e che genera anche divertimento, intrattenimento e quindi un interesse particolare e consente di arrivare in maniera più diretta, più efficace alle persone. L'ITS prepara proprio dei tecnici specializzati nel settore del turismo, serviranno appunto per valorizzare il proprio territorio e quindi portare ad un turismo sostenibile. Sostenibilità per sviluppare un territorio in un modo diverso, il cinema come tutto quello che riguarda cultura avvicinato alle bellezze del territorio sono di sicuro un veicolo per dare visibilità a una città come quella di Trani. Trani ha tutto per essere una città che guarda a, e vuole, cioè che deve essere guardata da fuori. Perché mi chiedevo, essendo una titolare di azienda edile, come potessi essere interessante per il pubblico del festival. Così la mia partecipazione come potesse esserlo. In realtà poi ho pensato che anche quel nostro piccolo modo di operare, pur in un settore diverso, in funzione della sostenibilità, potesse rappresentare la goccia nel mare, che fosse da esempio anche ad altri a muoversi nella direzione della sostenibilità in ogni tipo di ambito. Con un grande caldo stasera. Sì, infatti io ringrazio tutti quanti presenti perché abbiamo avuto tutti coraggio oggi. Un grande coraggio, un applauso, ce lo dobbiamo fare noi. Grazie. Sono uno dei docenti nelle scuole, qui lo avremo modo di dire, eccolo qui. Ormai sono 2 anni che Andrea ci accompagna in questa, diciamo, in questa avventura, chiamiamola avventura perché ogni anno c'è sempre una cosa nuova.